Posto esattamente questo. Buongiorno a tutti, un attimo vi riassumo un po' i temi. Iniziamo dall'immigrazione. Sapete che è in corso a Malta una riunione dei consigli dei ministri degli interni. Non voglio mettere le mani avanti, ma ci sono delle buone anticipazioni, cioè si sta iniziando a delineare un meccanismo automatico di redistribuzione perché l'Italia non si è lasciata sola. Ovviamente siamo molto cauti su questo fronte, ci potrebbe anche essere prospettiva di una rotazione dei porti. Quello che voglio garantire a tutti i cittadini italiani è che non accetteremo nessun meccanismo che possa risultare incentivante per nuovi arrivi. Da questo punto di vista la nostra politica sull'immigrazione sarà sempre una politica molto rigorosa, non arretreremo di un millimetro perché l'Italia deve decidere chi arriva, chi non arriva nei suoi territori, deve ovviamente rispettare quelle che sono le convenzioni internazionali, ma è chiaro che uno Stato sovrano deve contrastare traffici illeciti e deve assolutamente contrastare l'immigrazione clandestina. Su questo quindi rassicuro tutti. Quello su cui lavoreremo molto intensamente, confidiamo di tornare presto con dei risultati concreti, è un più efficace meccanismo dei rimpatri, cioè chi non ha diritto deve essere subito riportato nella sua terra d'origine. Non possiamo trattenerlo sul territorio italiano o anche europeo. Stiamo lavorando anche e a questo. Anche gli accordi condivisi, Presidente, o si parla sempre di accordi bilaterali? No, il meccanismo dei rimpatri diventa in prospettiva assolutamente europeo, perché questo ci rafforzerebbe e quindi ci darebbe la possibilità di poter raggiungere molti più paesi rispetto ai meccanismi bilaterali. Altro tema è quello del climate change. Siamo qui ovviamente perché l'Italia vuole assolutamente recitare un ruolo da protagonista su questo versante. Abbiamo lavorato in questa direzione, siamo già da noi di nostro sensibili, però ben vengano gli stimoli anche delle nuove generazioni. L'Italia vuole recitare un ruolo e assumere un primato, una posizione di leadership in Europa e nel mondo per quanto riguarda la svolta verde. Ci stiamo già lavorando con questo nuovo progetto politico, questo nuovo governo. Abbiamo dato un'accelerazione pazzesca e anche nella manovra economica stiamo lavorando perché si possa l'intero sistema produttivo orientare verso questo New Green Deal. Ci saranno risorse dedicate alla New Green Deal? Attraverso meccanismi soprattutto incentivanti. A questo proposito, e veniamo al terzo punto, si è parlato anche, vedo i giornali, c'è un dibattito in Italia mentre sono qui sulle nuove tasse. Questo governo, non creiamo quindi panico sociale che non esiste. Da una mera battuta dietro l'insistenza di un giornalista, una domanda specifica, ma potreste considerare anche queste, le famose merendine o altro, eccetera, ho detto non escludiamo, ma non è certo questa una misura concreta già definita assolutamente. Noi non vogliamo creare nuove tasse, il nostro sistema, innanzitutto vorrei dire che la manovra economica sarà agevolata fortemente da una misura fondamentale. Lo spread che si abbassa ci consente di recuperare diversi miliardi di risorse e questo sarà già un primo passaggio. Poi ovviamente l'abbiamo già detto, c'è una spending review, cioè recupero di risorse dalla spesa improduttiva pubblica. Stiamo rivedendo il sistema degli incentivi per riorganizzarlo, riordinarlo, ma questo governo non è che sta lavorando per nuove tassazioni ai cittadini, anzi il nostro obiettivo è stato sempre e sarà alleviare e abbassare la pressione fiscale che in Italia è molto elevata. Ci sarà un intervento nella manovra già per abbassare le tasse e anche per rimodulare le aliquote IVA? È chiaro che dobbiamo fare i conti all'ultimo, perché dipende dalle risorse che riusciremo a creare. Sicuramente una direzione molto chiara è abbassare l'IVA e nello stesso tempo liberare risorse per il cuneo fiscale. E come abbiamo dichiarato, come da programma, queste tasse sul lavoro che andremo ad alleggerire e a recuperare saranno a favore dei lavoratori. Cioè vogliamo che i lavoratori in busta paga abbiano più soldi da spendere. Questo incentiva i consumi ed è, come anche suggerisce la letteratura specialistica, quindi gli economisti, il modo anche migliore in situazioni, contingenze come quelle attuali di difficoltà
per incrementare la domanda interna. I consumi interni sono deboli, dobbiamo incrementarli, e questo è forse il modo migliore, perché ovviamente favorisce anche le famiglie. Presidente, lei passiamo a fare una domanda. Una domanda. Non siete molto ordinati al di fuori. Lei ha detto che si registra un'apertura da parte della Germania, c'era già stata, c'è quindi un'apertura da parte della Francia? Quando ho incontrato Macron è venuto a Roma, mi ha dato grandi aperture. Quindi sicuramente c'è una maggiore sensibilità dei nostri partner europei rispetto al passato. Non che il passato non ci sia stata, perché voi avete visto che nelle situazioni di difficoltà, nei casi di emergenza, lei ha parlato di Germania, ha parlato di Francia. Germania e Francia sono stati due paesi che ci hanno risolto tanti casi emergenziali. Vi ricordate i casi più clamorosi in cui sono stati tenuti a mare anche delle navi e prima di farle sbarcare, eccetera? Ecco, Germania e Francia hanno sempre partecipato alla redistribuzione, quindi diciamo hanno sempre dato un gesto di solidarietà. Ora quello che c'è di nuovo è una disponibilità a valutare un meccanismo, che poi può essere anche temporaneo in vista di quello definitivo, ma un meccanismo solidaristico che ci sollevi dalla telefonata, dal fine settimana passato a telefono. Insomma, uno il fine settimana può dedicarsi anche ad altre misure di governo. Ecco, questo Presidente, è il Green New Deal ricorda molto di più Alexandria Ocasio-Cortez, quindi la rivale, i rivali del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che lo stesso Presidente che questo pomeriggio non andrà alla riunione sul clima. Come concilia queste due posizioni, la posizione dell'Italia sul clima e un riavvicinamento, una posizione di vicinanza con il Presidente degli Stati Uniti? Non c'è un problema di conciliare queste due posizioni. La collocazione euroatlantica dell'Italia, molto chiara, perché siamo nell'ambito di un partenariato tradizionale che confermiamo, non ci impedisce di perseguire le politiche economiche e sociali che riteniamo più utili per il nostro paese, ci mancherebbe. BlackRock, questa mattina è andato da BlackRock, l'ultima domanda, BlackRock. Fa la prepotente con i colleghi. BlackRock questa mattina, il fondo di investimento più importante e più potente al mondo. Che rassicurazioni ha dato a BlackRock? Che cosa le hanno chiesto? Ma io non è questione che vado a dare rassicurazioni, incontro l'amministratore delegato di BlackRock Fink, perché ovviamente è un, come lei ha ricordato, è un fondo che investe molto in Italia, che quindi concretamente contribuisce, come dire, a finanziare tante iniziative del settore privato, anche misto pubblico, partenariato pubblico-privato. E gli ho parlato, gli avevo già parlato l'anno scorso, come i fondi di investimento più diciamo acuti, quelli che sono più avveduti in questo momento nel mondo, sono molto attenti alla qualità degli investimenti. Quindi loro, per esempio, amano molto la svolta verde e condividono con me la prospettiva che l'Italia ha un primato nel settore delle energie rinnovabili, ce l'abbiamo già in Europa, e che col sole, col vento che abbiamo, con l'acqua, siamo circondati dalle acque, da lì dobbiamo ricavare le energie. Quindi questa svolta verde è assolutamente condivisa e i fondi più avveduti, come dicevo, investono in questa direzione, non negli scheletri del passato che dobbiamo abbandonare. Grazie tanto. Sì, non le volevo chiedere proprio il grado di fiducia che lei misura nei confronti dell'Italia. Se parlava di spread, visto i colloqui appunto da oggi in poi, sarà un modo anche da misurare. C'è un grande investimento di fiducia. Lei ha richiamato ovviamente l'abbassamento dello spread sostanzioso, che si mantiene a tassi, diciamo, molto più contenuti rispetto al passato. Questo è un segnale di fiducia, direi, da parte della comunità internazionale, da parte dei partner politici, e faremo di tutto per sfruttarlo al massimo. Presidente, grazie. Grazie. Presidente.